che se l'appunto ha messo male, e a dare un segnale forte soprattutto agli avversari in zona playoff di volerla quantomeno centrare o giocarsela fino in fondo. Da segnalare il risultato dello Spezia, che non perde da 10 giornate e consolida, dopo essere entrato la settimana scorsa in zona playoff, consolida a quota 40 il desiderio e l'opzione per poter arrivare in zona playoff e alla post season. Altre cose da dire: buon pareggio ottenuto da Latina a Bari, e in coda un'ennesima prova negativa del Como, che ha perso una partita importantissima, praticamente un morstua vitamea, se vogliamo, come dicevo anche la settimana scorsa, per loro, una partita persa meritatamente ad Ascoli, da un Ascoli che grazie a Petagna, al terzo gol in due partite dopo la doppietta del Rigamonti la settimana scorsa, sta dando un segnale forte per la salvezza. Non riesce a muoversi neanche la Salernitana, che comunque contro il Crotone ha giocato, a quanto mi dicono, una gran bella partita, avrebbe meritato anche di vincere. Il Crotone ha fatto, come spesso accade alle squadre prime o seconde in classifica, sempre da quanto ha preso, avrebbe tirato in porta una volta sola, avrebbe segnato, ma quando le stagioni vanno per il verso giusto, senza nulla togliere ovviamente all'ottimo comportamento dei calabresi in stagione, finisce anche così, quindi con un tiro e un gol. Dunque, poi cosa possiamo dire? Io direi di venire a questo punto al Perugia, che è in una situazione, devo dire, molto 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 strana e indefinibile. E lo è perché, nonostante i meriti del Trapani, che continua ad avere un rendimento molto similare a quello che può essere paragonato appunto alle squadre che dicevo prima, il Brescia e il Novara, che praticamente vincono in casa e perdono fuori o l'opposto, gioca un'ottima partita e vince sul campo del Perugia. Come dicevo, un Perugia che ha giocato una partita negativa, al limite dell'imbarazzante, una squadra lenta, quasi imballata, prevedibile, che, come sempre accaduto purtroppo quest'anno, e come ha giocato peraltro il Trapani anche ieri sera, ha sofferto la migliore organizzazione della squadra di Cosmi, l'ex di turno, e soprattutto ha sofferto, come ha sofferto anche in altre occasioni, le ripartenze veloci e concrete del Trapani, esattamente come aveva sofferto contro il Novara, partita persa malamente per 4-1, e contro il Pescara, persa per 4-0, come ricorderete. Soffre questi tipi di gioco qui, cioè che con squadre che portano palla e che sono veloci
nelle ripartenze, soprattutto riescono a penetrare profondamente dal centro più che dalle fasce e mettere in difficoltà la difesa del Perugia stesso. Il Perugia che in queste condizioni veramente è in una situazione indefinibile e lo è ancora di più considerando che è stata giustamente contestata dai tifosi, la squadra è uscita a testa bassa tra i fischi come meritava. La situazione con l'allenatore Bisoli è in via di divenire, è in divenire, nel senso che il presidente Santopadre da una parte ha detto in conferenza stampa qualche giorno fa che comunque vada, si continua con l'allenatore attuale. Dall'altra, però, si è anche reso conto, soprattutto dopo ieri sera, che i rapporti di alcuni giocatori con lo stesso allenatore sembrano, da quanto apprendo tramite i social e le pagine Facebook dei quotidiani locali, il rapporto tra alcuni giocatori e lo stesso allenatore Bisoli siano insanabilmente rotti. Francamente non cambio idea rispetto a quanto dicevo proprio la settimana scorsa, nel momento in cui in una situazione in cui ti vengono a mancare tre ottimi centrocampisti, tre ottimi cursori anche tecnicamente, esterni per infortunio come Fabinho, Drolé e Parigini, che sono i depositari della fantasia e della geometria della squadra umbra, e soprattutto ci troviamo in una situazione in cui gli infortuni fioccano. Ricordiamoci che per esempio ieri sia Rolando Bianchi che Del Prete, che sono uno attaccante ovviamente e l'altro è un centrocampista coi fiocchi, non hanno giocato in condizioni fisiche buone e ammonizioni e squalifiche fioccano veramente come neve. In queste condizioni devo dire che più di tanto, almeno a mio parere, Bisoli non ha grosse colpe. Però sostanzialmente, se Bisoli stesso, come appunto appreso, avrebbe presentato le dimissioni poi respinte, ma comunque il presidente ci stia pensando, e appunto, come ripeto, i rapporti tra alcuni giocatori e l'allenatore stesso sembrerebbero insanabilmente rotti, non vedo come si possa continuare. Mi auguro soltanto, da tifoso in primis, che tutto questo finisca nel momento in cui i citati lungodegenti per infortunio rientrino e diano il loro contributo. Allora potremmo vedere qual è il vero valore del Perugia di quest'anno, un Perugia, e chiudo, che al momento non rischia nulla, è in zona neutra, però non può distrarsi e potrebbe avere un leggerissimo aiuto dal calendario, se sfruttato nella maniera giusta,
con due partite interne molto 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 importanti dopo la trasferta di Chiavari, che la vedranno il 1 marzo affrontare in casa il Latina e poi il 5 nel derby di ritorno contro la Ternana. Sono due partite da dentro fuori, praticamente decisive, e mi auguro, come ripeto, che la situazione allora possa migliorare. Detto questo, e ricordando, come non detto, perché me ne sono dimenticato, che Lanciano e Novara sono penalizzati di 2 punti, a Lanciano è stato inflitto un altro punto di penalizzazione per mancata presentazione della documentazione del pagamento dell'IRPEF per il mese di febbraio. Detto questo, passiamo alla lettura prima dell'attribuzione del gol della giornata del prossimo turno. Si giocherà da venerdì 26 a sabato 27 febbraio. Queste sono le partite. Venerdì 26 alle ore 19, Novara Provercelli, e alle 21 Cesena Cagliari. Sabato 27 febbraio alle 15 avremo le seguenti partite: Avellino Livorno, Brescia Como, Crotone Vicenza, Latina Modena, Pescara Ascoli, Ternana Spezia, Trapani Salernitana, Virtus Entella Perugia e Virtus Lanciano Bari. Allora, la mia trasferta è Cesena Cagliari, un Cesena che ha solo minimamente approfittato del passo falso del Pescara Cagliari. Lo ha fatto pareggiando una partita difficile a Livorno, una partita che poi nella sua globalità avrebbe eventualmente anche meritato di vincere, secondo me, visto il forcing finale, ma in realtà considerato che praticamente nessun'altra squadra a inseguire le prime due lo ha fatto, ha poi pareggiato meritatamente e ha dato una leggerissima, proprio leggerissima rosicchiata difatti al Pescara, difatti gli ha rosicchiato un punto solo. Le altre hanno perso e quindi il Cesena ha approfittato ben poco della sconfitta del Pescara. Riguardo poi al gol della settimana, lo do a Falletti della Ternana, il gol che ha portato in vantaggio gli umbri rossoverdi al Piola, un tiro da fuori area molto bello che rientra benissimo nelle corde del giocatore uruguaggio del Ternana. Quindi gol della settimana per lui. Bene, detto questo, vi saluto e rimanete con noi per tutti i nostri programmi su RCD Live, tutti i nostri approfondimenti sportivi e non sportivi. Con me ci ritroviamo giovedì per il podcast, che poi troverete come questo martedì sera. Lo troverete invece venerdì per English Talk Show, l'English Talk Show che si occuperà di
calcio e di rugby. Il mio amico Beltrami, per terminare veramente.